persone che vedo tra di voi sono persone che sono impegnate nella politica, che sono di parte. Allora di questo ce ne dobbiamo parlare. Ma per avere un'efficienza qua si sta prendendo
soluzione per l'Alternia. Comparatela, abbiamo detto più volte, ve ne daremo volentieri, quali sono i costi della nostra amministrazione per questo tipo di risorse e quali erano quelle che aveva Guzzi, che erano milioni di euro, o la Guarnieri, le amministrazioni di cui facevano parte, insieme a Pellaccini e a Ghiretti, erano milioni di euro spese per queste cose. Queste sono cose di cui ci dobbiamo rendere conto, ok? Ci dobbiamo rendere conto. La consigliera Guarnieri che citava, perché è importante questo testo, per poi arrivare ai numeri, citava 7 milioni di euro di debiti fuori bilancio riconosciuti. Cosa sono i debiti fuori bilancio? Sono delle spese fatte male dalle amministrazioni che le hanno fatte, poi ci sono tanti motivi, per motivi di cause legali, per motivi di sentenze che l'hanno tolto, ma quelli a cui faceva riferimento la consigliera Guarnieri erano degli accordi contrattualizzati male rispetto alla ghiaia, rispetto ad altre superfici, che basta andare a vedere quando sono state approvate le delibere dell'inizio lavori della ghiaia, basta andare a vedere quando sono state messe un centro giovani, che ha detto la Puzzi, un centro giovani sotto la ghiaia, e quindi la nostra amministrazione si è trovata a dover gestire dei debiti che comunque, cara consigliera Guarnieri, in gran parte vanno in conto capitale, non di spesa corrente, forse tanti anni di amministrazione non gliel'hanno ancora insegnato, perché i servizi vanno in spesa corrente, gli asili, la manutenzione, il trasporto dei disabili sono in spesa corrente, e gli investimenti dei benefici sono conto capitale. Quindi, Musso dice, il consigliere Musso che qua vi dice che Cantone ci ha detto di fare delle cose che non abbiamo fatto, dovrebbe essere il primo che invece di fare demagogia e di portare gli applausi che magari gli piacciono, dovrebbe dire che siamo stati noi insieme a lei, ad lei che ha fatto denuncia per i provvedimenti, siamo noi che abbiamo mandato il dirigente che citavamo prima, che sta seguendo, continua a seguire il vicinettore, siamo noi che abbiamo richiesto un giorno di urbanizzazione, che comunque vanno anche questi in spesa con tutto capitale, proprio perché ci teniamo a che venga pagato quello che deve essere pagato. Quindi non è per scappare un applauso, tu deve dire le cose inesatte e false. Noi vogliamo le risposte, lei non ci sta rispondendo. Questo è il contesto. Guardate, ci sono persone qua dentro, Gloria, che Gloria. Forse sperano nel consenso, e Gloria, Gloria, lontana, cerchiamo di dare le risposte, e quindi ci piacerebbe che ci ascoltaste, perché se urlate non cambia assolutamente niente. Quindi, Signora Gardi, il suo intervento farà del titolo, farà del caso, ma non serve a niente, signora, non serve a niente. Benissimo, però peccato che siamo qui e quindi sta noi trovando risposte, ma signora, sono convinto che lei e il suo partito di riferimento avranno risposte.